Se avete una certa età le conoscete fin troppo bene, ma se siete giovani, se frequentate le superiori, se siete nati negli anni 2000 come ormai sono quelli che frequentano anche gli ultimi anni delle superiori, forse le avete sentite nominare ma non le avete mai capite del tutto. Sto parlando delle guerre del Golfo, le cosiddette due guerre del Golfo. Due guerre che hanno attraversato la zona del Golfo Persico, in particolare l'Iraq, tra gli anni 90 e gli anni 2000. Portando a grandi sconvolgimenti nella zona, a grandi problemi, anche a molti morti, a caos, distruzione, però sono guerre che ci consentono di fotografare una situazione che ancora oggi è ben presente, ci permettono di introdurre la questione medio orientale, al di là poi di Israele e Palestina che sono un altro problema che abbiamo trattato a parte, ma l'instabilità che negli ultimi anni si è venuta a creare nelle zone tra l'Iraq, l'Iran, la Siria, eccetera. Oggi spiegheremo queste due guerre del Golfo, una ad una, vedremo perché scoppiarono, come andarono e quali conseguenze soprattutto ebbero. Andiamo a cominciare. Sorso di caffè nella tazza solita con la scritta andiamo a cominciare. Con me ci sono come sempre i miei compagni d'avventura che sono Batman con un cappello un po' strano, Topolino, De André, Tolstoi. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori. Qui su internet uso a volte nickname anche di script e da un anno e qualche mese sto tenendo su questo canale delle video spiegazioni di storia e di filosofia, sono ormai centinaia e centinaia, anche alcune educazione civica, anche presentazioni di libri e di film connessi a queste materie che sono spero utili soprattutto ai ragazzi delle superiori, ma possono servire, come vedo almeno da quelli che mi scrivono, anche all'università, anche per i curiosi, per chiunque ne abbia voglia e per chiunque voglia approfondire certi temi. Oggi parliamo di storia, una storia molto recente perché parleremo degli anni 90 e 2000, quindi di questioni di 15-20 anni fa, al limite 30 anni fa nei casi più estremi, una storia che magari alcuni di voi, quelli che hanno qualche anno in più sulle spalle e che stanno vedendo questo video, già conoscono a grandi linee, magari hanno bisogno semplicemente di un riassunto veloce, di una riorganizzazione delle informazioni che già hanno, ma la lezione è pensata soprattutto per chi in quegli anni non c'era o era molto piccolo e quindi non ricorda particolarmente quegli eventi. Io c'ero perché almeno sono più così tanto piccolo. Ricordo molto bene la seconda guerra del Golfo, chiamata anche più comunemente guerra con l'Iraq, e abbastanza bene anche la prima guerra del Golfo perché avevo quegli 11-12 anni e quindi ricordo le immagini televisive. Furono immagini che all'epoca in Italia fecero anche una certa sensazione e ne parleremo. Prima di tutto però capiamo l'origine di tutto. L'origine va cercata in Iraq. L'Iraq è un paese piuttosto importante, piuttosto rilevante sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista, diciamo così, culturale e economico nella regione del Medio Oriente. Vi mostro anche una cartina per inquadrare un po' dove si trova, dovreste conoscerlo, capitale Baghdad. È un paese che ha una tradizione culturale anche piuttosto avanzata, una tradizione nell'area di conoscenze, di tecnica, eccetera. In questa regione, già dalla fine degli anni 70, si era imposto un dittatore chiamato Saddam Hussein, appartenente alla etnia sunnita, perché in realtà etnia, anzi credo religioso sunnita, perché all'interno dell'Iraq, che è un paese anche piuttosto grande, che conta parecchi milioni di abitanti, convivono vari gruppi, diciamo così, religiosi barra etnici. Ci sono i sunniti, che sono musulmani che credono in una certa, diciamo, chiesa all'interno del mondo musulmano, ci sono gli sciiti, che sono un'altra chiesa molto vicina a quella attualmente al potere in Iran da parecchio tempo, e poi ci sono anche i curdi, una minoranza localizzata in alcune zone del paese. Ecco, Saddam Hussein instaurò una dittatura di stampo militare, come accadde in molti altri paesi della zona, del Medio Oriente, paesi arabi, non è così infrequente, una dittatura di stampo militare che si appoggiava sul gruppo sunnita, che non era e non è neppure oggi il gruppo maggioritario nel paese, perché numericamente non è il primo gruppo, però con lui ebbe grande risalto. Questa dittatura di Saddam Hussein attraversò gli anni 80 in maniera piuttosto tranquilla, nel senso che
a livello internazionale Saddam Hussein era appoggiato un po' da tutti. Questo bisogna dirlo. Era appoggiato sia dall'Unione Sovietica sia dai paesi occidentali come gli Stati Uniti. Perché? Perché se ricordate, ne abbiamo già parlato in descrizione, vi metto il link, nel 1980, poco tempo dopo la rivoluzione khomeinista in Afghanistan, in Iran, la rivoluzione che aveva portato in Iran alla cacciata dello Shah, dell'imperatore, e al nascere di uno stato teocratico islamico, Saddam Hussein dichiarò guerra all'Iran. L'Iraq dichiarò guerra all'Iran. Ci fu una guerra molto lunga, molto sanguinosa, che durò dal 1980 al 1988. Visto che in Iran si era imposto un regime musulmano teocratico, un regime fortemente anti-occidentale, sia la Russia sia l'America avevano foraggiato, aiutato, sostenuto Saddam Hussein nella sua lotta contro l'Iran. Faceva comodo che qualcuno cercasse di far cadere o mettere comunque in difficoltà il regime dell'Iran, che era un nemico un po' per tutti in quel momento. Quindi, dagli anni 80, dal 1980 al 1988, Saddam Hussein aveva goduto di un certo appoggio internazionale, anche di aiuti economici, di armi, che facevano le potenze, anche comuniste, facevano arrivare in Iraq. La guerra si conclude nel 1988, si concluse senza vincitori né vinti, in maniera interlocutoria, con moltissimi morti, e Saddam Hussein rimase sul suo, diciamo così, ufficio, sul suo palazzo dorato a Baghdad. Però non si mise l'animo in pace, perché appena due anni dopo, nel 1990, decise di muovere di nuovo guerra, stavolta non più contro l'Iran, ma contro un piccolo paese, un piccolo emirato, che vi mostro in cartina, che si trova sul Golfo Persico. Questo piccolo emirato era il Kuwait, che è piccolo, quindi geograficamente uno potrebbe dire anche non particolarmente rilevante, non così importante, in fondo non era come l'Iran che è un paese mastodontico, un piccolo paese, ma in realtà molto importante dal punto di vista economico, perché Kuwait vi dovrebbe un po' suonare, noi in Italia conosciamo, se non conoscete almeno il paese, l'emirato del Kuwait, conoscete sicuramente la marca di benzina Q8, che fa il verso a Kuwait. Perché? Perché Kuwait è uno, pur essendo molto piccolo, dei principali produttori di petrolio al mondo. Quindi l'Iraq, che a sua volta produce petrolio, perché anche l'Iraq ha i suoi bei pozzi di petroliferi, prendendosi, occupando il Kuwait piccolo e indifeso, mirava ad aumentare notevolmente la sua importanza dal punto di vista petrolifero, e non solo, sembrava presagire anche un interesse ad espandersi ulteriormente nella zona della penisola arabica. Perché lì sotto all'Iraq, avete visto una cartina, e sotto a Kuwait anche inizia l'Arabia, nasce la penisola arabica che, come ben immaginate, è la zona più ricca di posti petroliferi in praticamente in tutto il mondo. Quindi dominare in quella zona vuol dire assicurarsi il controllo della stragrande maggioranza dei pozzi petroliferi, e vuol dire grandi ricchezze. L'invasione del Kuwait avviene nell'agosto del 1990, ma questa volta i paesi internazionali che fino a quel momento avevano appoggiato Saddam Hussein decidono di cambiare strategia, perché finché attacca l'Iran va bene, ma quando si mette ad attaccare stati liberi che commerciano con l'Occidente, allora lì l'Occidente e anche la Russia si iniziano a preoccupare, perché nessuno vuole che un paese in mano a un dittatore possa acquisire un controllo troppo forte e troppo netto dei pozzi petroliferi. L'ONU infatti non restò a guardare e fece subito una risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza, anche con l'Unione Sovietica, che ovviamente non si oppose, imponendo all'Iraq il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait entro il 15 gennaio 1991. Siamo nell'autunno del 90, si dà un po' di tempo, entro il 15 gennaio dovete andarvene. E contemporaneamente a questo ultimatum che viene mandato dall'ONU, si forma un contingente di forze internazionali, guidato soprattutto dagli Stati Uniti, che mandano tantissimi uomini e tantissimi mezzi nella zona, ma poi formato anche da Francia, dal Regno Unito, da Germania e perfino dall'Italia, che mandano un contingente di circa 2.000 uomini su mandato delle Nazioni Unite per controllare la zona. Si piazzano queste forze militari soprattutto in Arabia Saudita, per evitare che l'Iraq si faccia prendere la mano e tenti di invadere anche l'Arabia Saudita. Passano le settimane, non si sa bene cosa farà Saddam Hussein, ma alla data del 15 gennaio, giorno in cui dovrebbe scadere la
risoluzione, quindi l'ultimatum dell'ONU, l'Iraq non si è ancora ritirato, è ancora in Kuwait. Allora, tra il 16 e il 17 gennaio 1991 scatta l'attacco della forza multinazionale contro gli obiettivi iracheni, un attacco che viene ripreso da tutte le TV del mondo, viene mandato in onda, abbiamo visto, e anche chi c'era in Italia si ricorderà, trasmissioni TV, c'era Emilio Fede all'epoca che faceva le dirette con le immagini dei bombardamenti notturni di Baghdad e di altre città irachene. L'Iraq tentò di rispondere bombardando a sua volta delle città in Arabia Saudita e delle città in Israele, anche se Israele in realtà era completamente rimasto fuori dal conflitto. Niente cambiò per qualche giorno, bombardamenti a vicenda, fino a quando gli Stati Uniti non decisero di intervenire anche via terra, lanciarono un'operazione che divenne famosa e celebre come Operazione Tempesta nel Deserto, Operation Desert Storm, che fece scalpore all'epoca, guidata dal generale Schwarzkopf, per chi si ricorda, per chi c'era, e nel giro di pochissimi giorni la forza militare americana, con supporto anche delle altre nazioni, ma soprattutto americana, via terra, distrusse completamente le forze armate irachene, che dovettero ritirarsi in fretta e furia dal Kuwait. Tra l'altro lo fecero, ma incendiando anche tutti i pozzi petroliferi kuwaitiani, quindi creando anche un danno poi ecologico, mica da ridere, nella zona. Comunque si ritirarono, crollarono, e fu una vittoria rapidissima, perché durò pochi giorni questa operazione delle forze americane, che così in un certo senso sembrarono ritornare in grande spolvero dopo i fallimenti di un decennio prima, o poco più di 15 anni prima, con la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam sembrava completamente dimenticata, ora che gli Stati Uniti si dimostravano in grado molto rapidamente, con grande forza, di sconfiggere chi aveva tentato di tenere loro testa. Tenete presente che sono anche il 1991, sono gli anni in cui sta crollando il comunismo. Gli Stati Uniti si propongono come nuova potenza guida e unica del mondo. Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire laddove ci sia bisogno e non hanno paura di intervenire, non solo, hanno i mezzi per vincere anche in maniera molto molto facile contro qualsiasi oppositore. La mossa a sorpresa però fu quella decisa dal presidente americano in carica, che era in quel momento George Bush Senior. Ne abbiamo parlato quando abbiamo visto gli anni di Reagan, metto il link in descrizione. Bush era stato vice di Reagan durante la presidenza Reagan, durata dall'80 all'88, e poi nell'88 era stato eletto a sua volta, e quindi stava per finire il suo mandato da presidente, sarebbe rimasto in carica fino al 1992. Bush cosa scelse di fare? Era esponente del Partito Repubblicano, quindi di destra, di centrodestra, e nazionalista, autore anche di una politica forte e militare degli Stati Uniti, ma decise di non affondare il colpo fino in fondo, in un certo senso, perché il contingente americano sconfisse facilmente l'esercito iracheno, ma preferì non penetrare fino a Baghdad, ritirarsi prima di umiliare troppo, distruggere l'Iraq, tant'è vero che anche Saddam Hussein rimase al suo posto, non venne fatto cadere, continuò a governare pur nella sconfitta. Perché questa scelta, quando per la velocità, per la forza, gli americani avrebbero potuto far cadere il governo e tentare di piazzarci un uomo di loro fiducia, visto che Saddam non si era dimostrato tanto affidabile? Beh, cosa che non dico che sia una bella cosa, ma cosa che gli americani hanno fatto spesso nella loro storia. Perché non lo fecero? Perché sembrava esserci il timore da parte di Bush di andarsi a impelagare, e scusate l'espressione un po' così, quasi dialettale, in una situazione da sabbie mobili. L'Iraq si trova nel deserto, operazione Tempesta nel deserto, un territorio ampio, difficile da controllare, in cui ci si rischiava di rimanere bloccati, cioè la paura era quella di creare un nuovo Vietnam. Già pochi anni prima la Russia si era impantanata a sua volta, se vi ricordate, in Afghanistan, poco distante da lì, invadendo l'Afghanistan e non riuscendone quasi più a venirne via. Il timore di Bush era che gli americani si potessero rovinare gli anni successivi andandosi a mettere in una guerra senza poi via riuscita. In questa fase, all'inizio, la si era vinta, meglio chiuderla qui e tornare a casa da vincitori, tornare a casa dimostrando la propria forza prima di perdere questo prestigio magari in guerre fratricide, locali, in guerriglie urbane che non portano tanta fortuna. Quindi la scelta fu una scelta di ponderazione politica. Bush preferì godersi la vittoria veloce più che
creare un difficile terreno. Questo però avrebbe lasciato il seguito, perché Saddam Hussein rimase al potere e una decina d'anni dopo ritornò di stretta attualità. Ne parleremo, perché tra poco parleremo della seconda guerra del Golfo. Prima di parlarne però vorrei farvi notare questo. Vi dicevo, questa prima guerra del Golfo, così chiamata perché il Kuwait si affaccia proprio sul Golfo Persico, fu molto seguita a livello internazionale dalle TV, eccetera. Ci furono trasmissioni notturne, special televisivi in America un sacco, ma perfino in Italia, dove per la prima volta le TV private iniziavano a seguire con grande costanza gli eventi bellici, gli eventi giornalistici di grande rilievo. Venivano seguite le conferenze stampa dei generali. Ripeto, questo Schwarzkopf fu un personaggio famoso anche perché tenne varie conferenze stampa, divenne un personaggio a sua volta. Ma poi a colpire l'immaginario, sempre anche televisivo, fu il fatto che gli iracheni, durante le prime fasi della guerra, quando ancora si bombardava con gli aerei, riuscirono a catturare alcuni aviatori di varie nazionalità. Anche due aviatori italiani furono catturati. E la prigionia di questi aviatori divenne un caso mediatico, perché alcuni di questi aviatori vennero probabilmente torturati, ma poi usati dagli iracheni per fare certe dichiarazioni alla TV. E quindi le immagini di questi aviatori prigionieri, di questi soldati prigionieri, fecero rapidamente il giro del mondo. Gli italiani, il corpo italiano, la spedizione era piccolino, c'erano appena 2000 persone circa, anche un po' meno. Gli americani arrivarono a stanziare anche, se non ricordo male, fino a 500.000 di soldati, quindi rapporti molto diversi di forza. Però del contingente italiano due soldati effettivamente furono catturati, erano due aviatori. Il loro aereo fu abbattuto durante un'operazione dalla contraerea irachena, si lanciarono col paracadute e chiaramente atterrarono in territorio iracheno, vennero presi dalla guardia repubblicana irachena e catturati. Questi due aviatori si chiamavano Gianmarco Bellini e Maurizio Cocciolone. Vennero tenuti separati. Cocciolone finì in TV, nel senso che gli iracheni lo ripresero con delle telecamere mentre leggeva o faceva delle dichiarazioni, ma probabilmente imposte dagli iracheni, e mandarono le immagini insieme ad altri prigionieri in giro per il mondo. Bellini invece non lo si vide, lo si vede solo dopo, quando fu rilasciato. Ecco, le immagini di Cocciolone fecero moltissima sensazione in Italia, perché l'Italia, a parte che non era quasi mai stata impegnata in azioni belliche, perché l'Italia, come sapete, ripudia la guerra, quella era un'operazione patrocinata dall'ONU, e quindi c'era comunque una legittimità. C'erano state le operazioni in Libano, sicuramente, c'erano state alcune altre operazioni a cui l'Italia aveva partecipato, ma non tante. E soprattutto per l'opinione pubblica italiana, quello che accadeva nei territori di guerra era qualcosa di comunque molto distante. Vedere in TV per la prima volta un soldato italiano col volto tumefatto, perché apparve anche sicuramente stanco e sfibrato e probabilmente anche torturato dagli iracheni, come poi avrebbe dichiarato dopo il rilascio, ebbe un grande impatto emotivo. Per la prima volta gli italiani si accorsero della guerra, in un certo senso, dopo tanti anni vissuti pacificamente. Per fortuna sia Cocciolone che Bellini furono poi rilasciati al termine della guerra, tornarono in Italia e senza patire in maniera troppo drastica quell'esperienza, che durò per fortuna poche settimane. Però ecco, ripeto, l'impatto proprio mediatico fu molto forte, un impatto a cui oggi siamo anche forse fin troppo abituati, ma che nel 1991 era piuttosto inedito. La situazione medio orientale ritornò di grandissima attualità dopo l'11 settembre 2001. Data cardine, di cui parleremo in un video apposito, approfondiremo il tema, ma sicuramente tutti quelli che sono all'ascolto, anche se sono nati dopo il 2001, sanno di cosa sto parlando. L'11 settembre, data entrata nella memoria collettiva almeno degli occidentali, fu il giorno in cui nel 2001 qualche aereo dirottato da terroristi colpì varie località, diciamo così, degli Stati Uniti, in particolare le Torri Gemelle a New York, poi ce ne fu uno diretto verso il Pentagono e così via. I due aerei che andarono contro le Torri Gemelle furono quelli che fecero più sensazione. Le Torri Gemelle crollarono, provocando moltissime vittime civili a New York, nella città simbolo degli Stati Uniti e forse simbolo dell'Occidente. In quel momento gli Stati Uniti decisero di intervenire cercando di debellare questo terrorismo islamico che si era fatto molto preoccupante. Non era certo il primo attacco terroristico, però era l'attacco più grave mai compiuto contro gli Stati Uniti da
moltissimo, moltissimo tempo. Responsabili di quell'attacco furono individuati nell'organizzazione terroristica di Al-Qaeda, che aveva la sua base strategica in Afghanistan. E infatti, poco dopo, il presidente americano in carica, George W. Bush, non il George Bush di prima, ma il figlio del George Bush del 1990-91, che dopo 11 anni, dopo 10 anni divenne anche lui presidente, beh, insomma, questo George W. Bush decise di lanciare la guerra contro l'Afghanistan, guerra al terrorismo, e quindi gli Stati Uniti si lanciarono in una nuova missione, questa volta in Afghanistan. E l'Iraq cosa c'entra? Beh, l'Iraq teoricamente non dovrebbe centrare, perché l'Afghanistan certo è più o meno nella stessa zona geografica dell'Iraq, ma pareva, da quello che si sapeva in quei primi mesi, in quei primi anni dopo l'attentato, che diciamo Al-Qaeda fosse compromessa in parte con, o meglio, che l'Afghanistan fosse in parte compromesso con Al-Qaeda, ma che fosse una questione appunto dell'Afghanistan. In realtà, dopo pochi mesi dall'inizio della guerra contro l'Afghanistan, gli Stati Uniti iniziarono a paventare l'ipotesi che anche l'Iraq avesse sostenuto Al-Qaeda, avesse fornito aiuti, sostegno di vario tipo all'organizzazione terroristica e avesse quindi favorito questo attacco contro l'America. Si iniziò a sospettare dell'Iraq e soprattutto gli Stati Uniti, la diplomazia americana, iniziò a sostenere di avere informazioni riguardo allo sviluppo in Iraq di armi di distruzione di massa, anche batteriologiche e non solo batteriologiche. Cioè, secondo queste informative, chiaramente captate dai servizi segreti, Baghdad, Saddam Hussein starebbe lavorando da tempo per dotarsi di armi pericolosissime, armi appunto di distruzione di massa, armi nucleari, armi batteriologiche, armi di vario tipo, cosa che avrebbe dovuto preoccupare moltissimo gli Stati Uniti, ma anche qualsiasi altra potenza. Bisogna dire che già da qualche anno, già dal 1998, quindi 3 anni prima, Saddam Hussein aveva cacciato e non aveva più riammesso entro i propri confini gli ispettori dell'ONU, perché l'ONU già da tempo monitorava il regime di Saddam, e non solo quello, l'ONU monitora vari regimi dittatoriali. E quando sospetta che qualche regime, diciamo poco democratico, stia sviluppando armi molto pericolose come dotarsi della bomba atomica o di altre armi di questo tipo, l'ONU di solito chiede a questi governi di smetterla di cercare di sviluppare queste armi, e può fare embarghi, può fare risoluzioni con punizioni economiche contro questi regimi, può agire in vario modo. In genere, quando i regimi dicono no, guardate, noi non stiamo sviluppando niente, vi state sbagliando, allora l'ONU dice, beh, se ci stiamo sbagliando, permetteci di inviare i nostri ispettori, che ti mandiamo da te, e vogliono vedere cosa state facendo nelle vostre industrie militari. Se loro, ispezionando, si rendono conto che non state producendo armi di distruzione di massa, bene, ritiriamo le sanzioni. Se invece si rendono conto che le state producendo, le sanzioni rimangono, diventano magari anche più gravi. Allora, i regimi che, insomma, non vogliono rompere le trattative con i regimi occidentali, in genere accolgono gli ispettori dell'ONU. Saddam li aveva accolti fino al 1998, ma nel 98 li aveva cacciati, cosa che, insomma, poteva restare qualche sospetto su cosa stesse tramando Saddam Hussein. Gli Stati Uniti continuarono a dire in maniera molto forte che loro erano convinti che Saddam Hussein stesse sviluppando armi di questo tipo. Agli Stati Uniti si accodò subito il Regno Unito, dove al governo c'era in realtà un leader non del centrodestra, perché George W. Bush era anche lui un repubblicano, quindi di centrodestra, quindi fautore di una politica militare piuttosto forte, eccetera. In Inghilterra invece c'era il governo Tony Blair, leader dei laburisti, cioè del partito di centro-sinistra, del partito che teoricamente dovrebbe essere stato pacifista, poco propenso alla guerra, sicuramente poco propenso a guerre di stampo neocoloniale o cose del genere. Eppure Blair si schierò subito con Bush Junior per una politica forte contro l'Iraq. Altri paesi europei e mondiali invece ci andarono molto più cauti. Germania e Francia, ad esempio, insieme alla Russia, insieme ai vari stati arabi, insieme anche alla Cina, dissero, beh, aspettiamo, cerchiamo vie diplomatiche per capire cosa sta facendo Saddam Hussein. A noi non risulta che ci siano queste armi di massa, di distruzione di massa, mandiamo gli ispettori, cerchiamo un accordo, non facciamo esasperare i toni, non facciamo scoppiare una guerra, vediamo se per via diplomatica si può arrivare a un compromesso, un modo per intervenire. Gli Stati Uniti però premono sull'acceleratore e, insomma, nel giro di poco tempo
anche in un certo senso superando i tentativi di mediazione di vari stati europei, della Cina, della Russia, gli Stati Uniti e il Regno Unito mandano un ultimatum a Saddam Hussein e gli dicono, siamo al marzo del 2003, gli dicono, caro Saddam, hai 48 ore di tempo, quindi due giorni, per lasciare il paese. Dopodiché se tu entro 48 ore non te ne vai, interveniamo noi militarmente in Iraq. Passano le 48 ore, Saddam Hussein non se ne va, il 20 marzo 2003 scatta l'operazione d'attacco di Stati Uniti e Regno Unito contro l'Iraq. Un'operazione condotta senza oppositori di fatto, perché le altre potenze si erano un po' sganciate ma non avevano la forza di, nella volontà in fondo, di difendere l'Iraq davanti agli Stati Uniti. L'operazione è rapidissima perché nel giro di 20 giorni l'Iraq cade, gli anglo-americani entrano a Baghdad già a inizio aprile, quindi il regime crolla, Saddam Hussein si dà alla fuga, poi in realtà verrà catturato tempo dopo, verrà processato e verrà impiccato qualche anno più tardi dopo il processo, quindi morirà piuttosto male, in condizioni anche miserevoli. Quindi è una vittoria clamorosa degli Stati Uniti, velocissima, rapida. Diciamo che George W. Bush, il Bush Junior, completa quello che suo padre non aveva completato. Ci sono però due problemini, perché militarmente l'operazione è un successo clamoroso. Ci sono, ripeto, due problemi. Il primo problema, non c'erano le armi di distruzione di massa. Si sospettava già all'epoca, cioè era molto dibattuta questo tema della questi discorsi americani che sostenevano che ci fossero queste armi, c'erano molti paesi che erano dubbiosi, ma gli Stati Uniti l'hanno anche ammesso in tempi piuttosto recenti, non c'erano queste armi, è stato un errore, gli Stati Uniti si erano convinti di una cosa non vera, Saddam non aveva queste armi così pericolose come sembrava in quel momento. Certo, era un regime, quello di Saddam Hussein era una dittatura anche piuttosto dura nei confronti soprattutto di certe minoranze all'interno dell'Iraq. La guardia repubblicana di Saddam torturava, insomma non era un bel regime, però diciamo il casus belli non c'era, di fatto non c'era, non aveva sostenuto Al-Qaeda e non aveva queste armi, quindi di fatto l'attacco contro l'Afghanistan poteva in qualche modo centrare con la lotta al terrorismo, l'attacco contro l'Iraq non c'entrava con la lotta al terrorismo. Ma questo non è il problema più grave, perché è grave per Saddam Hussein al limite, ma non è il problema più grave per la zona. Il problema più grave è il secondo problema, che una volta deposto Saddam Hussein, in realtà l'idea degli Stati Uniti era quella di creare in Iraq un regime democratico filo occidentale. In realtà l'operazione non riesce affatto. L'Iraq da quel momento in poi cade in una spirale di guerra civile quasi continua, in una situazione di profondissima instabilità che porterà a moltissimi morti tra gruppi di iracheni che si fanno la guerra tra loro, che si fanno attentati tra loro, che si ammazzano a vicenda, senza che gli americani o le altre potenze che poi interverranno, interverrà anche l'Italia, per tentare di pacificare la situazione, riescano in realtà a risolvere questo grande problema. Finché c'era stato Saddam, pur con le violenze, ma la situazione in Iraq era stabile. Tolto Saddam Hussein, la situazione in Iraq diventa una polveriera, una situazione caldissima, da cui poi a un certo punto gli Stati Uniti si disimpegneranno, perché se ne andranno, lasciando tutta la zona, ma anche le zone vicine, abbastanza nel caos. In quegli anni negli Stati Uniti si parlava infatti tantissimo di uno slogan che poi è diventato però quasi una presa in giro per certi versi, si parlava di esportare la democrazia. La linea politica di Bush e dei suoi consiglieri, il cosiddetto gruppo neocon, i nuovi conservatori, era quello proprio di andare in situazioni del mondo, in zone del mondo in cui c'erano dittature ostili agli Stati Uniti, farle cadere e favorire lo sviluppo di un processo democratico. È una cosa anche abbastanza nuova, perché in realtà l'idea di favorire lo sviluppo democratico era un'idea tipicamente dei democratici, del centro-sinistra americano, vi ricordate Woodrow Wilson per dirne uno, oppure Roosevelt, cioè quelli più progressisti americani che effettivamente magari erano intervenuti nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, per far cadere i totalitarismi, il nazismo o i regimi diciamo ipermilitari della prima guerra mondiale e far nascere nuove realtà democratiche. E questa volta è il centrodestra che usa l'espressione esportare la democrazia, non è più quindi il Partito Democratico ma il Partito Repubblicano, e in maniera direi quasi strumentale, perché l'idea sì è creare un regime
formalmente democratico in queste zone. Anche in Iraq si tenta di creare un regime democratico dopo la dittatura di Saddam Hussein, ma quello che interessa veramente è che il regime sia filo-occidentale. Quello è l'interesse primario degli Stati Uniti, cioè formare un governo che possa diventare alleato anche piuttosto stretto degli Stati Uniti, magari tenendo basso il prezzo del petrolio, per fare un esempio. Questa è l'idea. Solo che la situazione non è per niente facile da gestire, perché l'Iraq, come vi dicevo, è un paese composito, dove ci sono tre gruppi molto forti e molto antagonisti tra loro, gli sciiti, i sunniti e i curdi. I sunniti avevano dominato sotto Saddam, ma non erano il gruppo numericamente più rilevante. Gli sciiti, adesso più rilevanti numericamente, volevano il potere di fatto. Non solo, questi tre gruppi sono in lotta tra loro, sono in antagonismo tra loro, si trovano anche, hanno il loro centro, diciamo, in zone diverse del paese, perché gli sciiti dominano nelle zone più vicine anche all'Iran, quelle poi tra l'altro dove ci sono maggiormente pozzi petroliferi, i curdi più a nord, i sunniti altrove. E anche l'idea che verrà poi sviluppata nei mesi successivi, negli anni successivi, di creare uno stato federale in cui si dice, beh, non riuscite a convivere insieme, creiamo delle zone, ogni popolazione, ogni gruppo sta nella sua zona, e poi uno stato federale si crea un organismo centrale ma con poco peso. Anche l'idea di creare uno stato federale che poi verrà implementata non dà grande successo, perché i sunniti ad esempio diranno, ma perché creiamo uno stato federale quando nelle zone nostre non ci sono i pozzi petroliferi e nelle zone dei sciiti ci sono i pozzi? Se noi creiamo uno stato federale, noi abbiamo pochi soldi, gli sciiti diventano ricchi. E quindi rivalità, problemi di vario tipo. Quindi è difficile mettere pace, ed è ancora più difficile quando a tentare di mettere pace sono gli stranieri, perché gli americani dagli iracheni sono comunque visti come degli invasori, come dei personaggi che magari hanno cacciato il dittatore ma adesso vogliono diventare loro i nuovi padroni. Questa è l'idea. Questo vale per gli americani e vale anche per tutti quegli altri paesi occidentali che sostengono gli americani, perché dopo l'alleanza con il Regno Unito, che ha sostenuto e aiutato l'America nella guerra, finita la guerra, intervengono in Iraq con scopi di pacificazione anche altri paesi, tra cui la Spagna e l'Italia. L'Italia in particolare manda un bel contingente, questi anni al governo c'è il centrodestra anche in Italia che appoggia le politiche di Bush, governi Berlusconi. L'Italia manda un buon numero di soldati, soprattutto nella zona di Nassiriya. Avrete sentito nominare questa città irachena, perché sia perché c'erano gli italiani, ma perché purtroppo proprio in Nassiriya avvenne un attentato terroristico contro gli italiani. Perché questi stranieri sono visti come occupanti a volte dalla popolazione locale, non tutti, non con lo stesso con la stessa gravità, però insomma sono visti a volte come stranieri che vengono qui a occupare, quindi sono attentati soprattutto contro gli americani, tantissimi contro gli americani, ma qualche attentato intanto anche contro altre potenze. L'Italia è coinvolta effettivamente verso la fine del 2003, quindi pochi mesi dopo l'inizio di tutta questa bagarre. A Nassiriya c'è un attentato terroristico contro il contingente italiano, muoiono 19 persone italiane. Quindi c'è una forte scossa emotiva, perché era da molto tempo che così tanti italiani non morivano in zone di guerra, però questo è un po' lo scotto. C'è da dire che a Madrid sarà il grande attentato terroristico, visto che la Spagna ha partecipato anche a questa pacificazione l'Iraq, insomma tanti paesi vengono coinvolti. In Inghilterra ci saranno grandi attentati terroristici, anche in Inghilterra, in fondo l'Italia forse anche uno dei paesi che meno è stato coinvolto, però qualche morto ce l'abbiamo purtroppo anche noi. E soprattutto la situazione non si pacifica, anche perché questa occupazione, questo caos interno favorisce lo sviluppo in Iraq di gruppi terroristici, di gruppi estremisti, di gruppi islamisti. Se prima in Iraq non c'erano, perché Al-Qaeda in realtà, al di là di quello che sosteneva la diplomazia americana, non aveva basi in Iraq serie, adesso, cacciato Saddam, Al-Qaeda, ma neanche solo Al-Qaeda, anche altre sigle terroristiche si diffondono nel paese. Diciamo che nel 2005 sembra quasi che le cose possano andare a buon fine, che in fondo le forze americane dei suoi alleati possono riuscire a pacificare la situazione, tant'è vero che nel 2005 viene creata una nuova costituzione, prima si elegge un'assemblea costituente, poi una costituzione per l'Iraq, che crea uno Stato federale, come vi dicevo, in cui sostanzialmente le principali cariche dello Stato vengono spartite tra i vari gruppi, perché la presidenza della Repubblica, che è una carica per lo più onorifica, viene data sempre a un curdo, la presidenza del governo, quindi il premier,
viene dato invece sempre a un'sciita, e la presidenza del Parlamento, della Camera, viene data invece sempre a un sunnita. Quindi curdi, sciiti e sunniti si spartiscono le cariche più importanti e si spartiscono anche il territorio. Ma la cosa non soddisfa i sunniti, curdi e sciiti sono abbastanza contenti, i sunniti no, per il motivo che vi dicevo prima, perché dicono alla fine a noi toccano le cariche meno importanti e a noi toccano le zone del paese meno ricche, quindi veniamo discriminati. E quindi in realtà i sunniti diserteranno per molto tempo le elezioni, proprio non si presenteranno e si creeranno grandi instabilità. In più, come vi dicevo, c'è una guerra civile di fatto, con attentati reciproci, con lotte intestine, a cui gli Stati Uniti non riescono a mettere fine. Dopo questo tentativo del 2005, per molti anni la cosa sembra sfuggire di mano, fino a quando nel 2011 gli Stati Uniti decidono di ritirarsi dall'Iraq. Tenete presente che nel 2011 non c'è più Bush, Bush ha governato dal 2000 al 2008, nel 2008, e governerà per 8 anni a sua volta, è stato eletto Obama, Barack Obama, che è un democratico, ma decide di ritirarsi ormai dalla zona perché considera la scelta di Bush un errore. Gli Stati Uniti si disimpegneranno dalla zona nel 2011 e però di fatto la zona non sarà affatto pacificata, sarà ancora preda di guerre civili, di lotte, di contrasti, non solo. Tra il 2014, 13-14 e il 2017 nella zona avrà un certo peso anche l'ISIS, perché proprio il diffondersi di nuovi gruppi terroristici farà nascere tra qui e la Siria, perché la Siria è confinante in Siria, come sapete, presto faremo un video anche su quello, scoppia anche lì una guerra civile. Allora, tra la Siria e l'Iraq e alcune zone dell'Iraq si forma questo Stato Islamico, Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, sigla ISIS, gruppo terroristico che controlla alcune province tra l'Iraq e la Siria, molto pericoloso, molto violento, erede, ma così ideale voglio dire, di Al-Qaeda, ma forse anche più duro. L'ISIS viene combattuto da vari gruppi locali, dai curdi, da altri, e però resterà abbastanza forte fino al 2017. Dal 2017 invece il suo potere si è molto ridimensionato, era ormai praticamente sconfitto l'ISIS. Però capite che la situazione in Iraq ancora oggi è calda, non del tutto pacificata, ancora c'è un conflitto strisciante che non è ancora finito, che non è ancora pacificato. La zona è ancora una zona turbolenta. Ecco, solitamente queste due guerre vengono chiamate due guerre del Golfo. In realtà la prima è quella, quando sentite dire solo guerra del Golfo, è la prima a cui ci si riferisce. Della seconda si parla anche come guerra in Iraq, guerra contro l'Iraq, guerra contro il terrorismo, perché sia quella con l'Afghanistan sia quella con l'Iraq vennero identificate dagli americani come le guerre contro il terrorismo, anche se poi alla fine è un'etichetta non del tutto corretta per i motivi che abbiamo detto, perché in Iraq il terrorismo è nato casomai dopo la guerra, non prima, paradossalmente. Sono però situazioni piuttosto emblematiche per capire almeno in parte i problemi di quelle zone ancora oggi, che sono zone complicate, calde. Ora ad esempio l'Iraq, che fino a quando c'era Saddam era nemico giurato dell'Iran, ora è piuttosto vicino invece all'Iran, perché la maggioranza sciita non è così ostile agli sciiti cugini dell'Iran. E quindi gli equilibri della zona si sono piuttosto alterati, tra l'altro non a grande vantaggio degli Stati Uniti, che hanno fatto una guerra, ma alla fine ne sono usciti, non dico sconfitti, ma neppure troppo contenti. La situazione è problematica, il problema in realtà non è più troppo l'Iraq, ma è la Siria, anche se pure in Siria la situazione ormai sta evolvendo in maniera piuttosto chiara in una certa direzione. Tutta la zona medio orientale è calda, ne abbiamo parlato anche nei video su Israele e Palestina, che comunque se volete approfondire vi linko in descrizione. E presto torneremo a parlarne, perché dobbiamo ancora parlare dell'Afghanistan, parleremo prima o poi anche della Siria, insomma dedicheremo altri video ad altre questioni, ma per il momento direi che questo può bastare per capire cosa è successo all'Iraq. In descrizione trovate come al solito i titoletti che sono comparsi qui sotto mentre spiegavo, trovate anche i link agli altri video che ho citato, trovate anche i link alle playlist, ai podcast, ai social network, se volete seguirmi anche lì, insomma, se volete, se vi è piaciuto questo video, se vi interessano questi argomenti, dateci un'occhiata e potete rimanere così informati su quello che faccio e sui video che preparo, e anche sulle dirette che ogni tanto faccio. Basta. Ci vediamo presto per nuovi video di storia, filosofia, educazione civica. Ciao, alla prossima!